un punto alla volta. Marco, cosa dice il secondo principio del tennis mentale? Questo, se il tennis si gioca un punto alla volta, 0 a 0, 15 pari, non importa, anche sul match point, un punto alla volta, può cambiare tutto. Ok, saltellate ancora. Ok, si gioca un punto alla volta, dal primo 15 all'ultimo io me la gioco. Che sia il mio set point, il break point, non importa. Ok? Questo è fondamentale, cambia completamente il vostro atteggiamento in campo. Va bene? Prima lui gli ho detto, sei 0-30, tira la prima, come fossimo 0-0. Ti ho detto tira la prima, hai fatto ace a lui. Ok, ogni punto è uguale all'altro. Chiaro? Come diceva Paolo, se io faccio il processo di reset... Fermi, però... ogni punto è uguale all'altro, un paio di cazzi. Si va sul match point, si decide. La tensione è uguale nel match point a affrontare, che è uguale al primo a 0-0, 15 pari? No. Non è la stessa. Però qua noi, quello che non so se avete capito, qua noi stiamo dicendo giocate a tennis. Perché se iniziate a giocare con troppa paura, la prima non va nemmeno di là. La paura non si ascolta qui. È un'illusione in questo cazzo di gioco, perché nessuno vi sta ammazzando. Uno se c'è un burrone c'ha paura, giusto? Edo. Giusto? State giocando a tennis? Divertitevi. Com'è che ti diverti a giocare a tennis? Ad andare? Hai visto? Abbiamo scoperto l'identità di gioco, che adesso Marco...